Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Capitolo 34. Elizabeth quasi volesse esasperare al massimo la propria irritazione contro Mr. Darcy, decise di dedicarsi all'esame di tutte le lettere che Jane le aveva scritto da quando si trovava nel Kent. Con tutta l'attenzione che non aveva potuto dedicarvi ad una prima lettura, Elizabeth si soffermò su ogni frase che rivelasse uno stato di disagio. Il modo vergognoso con cui Mr. Darcy si era vantato dell'infelicità che aveva saputo infliggere le fece sentire più acutamente la sofferenza di sua sorella. Non poteva pensare alla partenza di Darcy dal Kent senza ricordare che suo cugino lo avrebbe seguito, ma il colonnello Fitzwilliam le aveva fatto chiaramente capire di non avere certe intenzioni e, per simpatico che egli fosse, Elizabeth non intendeva darsi pena per lui. Andava maturando quest'ultimo punto quando fu riscossa dal suono del campanello. Con sua somma sorpresa vide entrare Mr. Darcy con un'aria agitata. Egli cominciò subito ad informarsi sulla sua salute, attribuendo quella visita al desiderio di saperla ristabilita. Elizabeth gli rispose in tono cortese e freddo. Egli si sedette un attimo, poi si alzò e prese a camminare su e giù per la stanza. Elizabeth era sorpresa, ma non disse una parola. Dopo un silenzio, durato alcuni minuti, egli le si avvicinò, dicendo in tono concitato: «Ho lottato invano. Non c'è rimedio. Non sono in grado di reprimere i miei sentimenti. Lasciate che vi dica con quanto ardore io vi ammiri e vi ami». Lo stupore di Elizabeth fu inenarrabile. Spalancò gli occhi, arrossì, esitò e tacque. Questo fu considerato un incoraggiamento sufficiente e ne seguì immediatamente la confessione di tutto ciò che egli provava da molto tempo per lei. Nonostante la sua radicata antipatia, Elizabeth non poté restare insensibile al privilegio di avere conquistato l'affetto di un uomo simile e, pur non mutando un solo istante il suo proposito, provò a tutta prima un certo dispiacere per la pena che stava per infliggergli, ma poi, offesa dalla seconda parte del suo discorso, volse in collera tutta la compassione. Si sforzò tuttavia di assumere un certo contegno per rispondergli con calma quando fosse giunto il momento. Egli concluse manifestandole la forza di un affetto che, nonostante tutti gli sforzi fatti, non era stato in grado di vincere, e formulando la speranza che ella lo ricambiasse, accettando la sua mano. Mentre le diceva queste cose, Elizabeth poté facilmente notare come non vi fosse in lui il minimo dubbio di ricevere una risposta favorevole. Parlava di apprensione e di ansietà, ma il suo contegno esprimeva un'effettiva sicurezza. Un atteggiamento del genere non poteva che accrescere l'irritazione di Elizabeth, che gli rispose arrossendo: «In casi come questo è buona norma, mi pare, esprimere un senso di gratitudine per i sentimenti che ci sono stati dichiarati. Per quanto essi possano non essere ricambiati, è naturale che ci si senta obbligate. E se io potessi sentire della gratitudine, vi ringrazierei, ma non ne sono capace. Non ho mai desiderato la vostra stima, che peraltro mi accordate così malvolentieri. Mi spiace di avere causato pena a qualcuno, l'ho fatto del tutto inavvertitamente e spero che sarà di breve durata. I sentimenti che, a quanto mi dite, vi hanno impedito finora di confessare la vostra parzialità non faranno fatica ad avere il sopravvento dopo questa spiegazione». Mr. Darcy, che era appoggiato al caminetto con lo sguardo fisso sul suo volto, parve accogliere quelle parole con un risentimento non inferiore allo stupore. Si fece pallido d'ira mentre la sua agitazione traspariva da ogni lineamento. Faceva degli sforzi
per darsi un certo contegno e non aprì bocca finché non gli parve di esservi riuscito. Alla fine, in tono forzatamente calmo, le disse: «Questa è dunque la risposta che ho l'onore di ricevere. Potrei forse desiderare di conoscere il perché di un simile rifiuto, con così poche preoccupazioni di cortesia, ma non ha molta importanza». «Anch'io», fu la risposta, «potrei chiedervi perché, con un così evidente proposito di offendermi e di insultarmi, avete voluto dirmi che mi amavate contro la vostra volontà, contro la vostra ragione e contro il vostro stesso carattere. E non è questa una scusa della mia scortesia, se scortese sono stata, ma ho subito altre provocazioni e voi lo sapete. Anche se i miei sentimenti per voi non fossero stati di ostilità, ma di indifferenza o addirittura di favore, credete forse che avrei avuto qualche motivo di accettare un uomo che ha potuto rovinare, forse per sempre, la felicità di un'amatissima sorella?» A queste parole Mr. Darcy avvampò, ma l'emozione fu di breve durata ed egli l'ascoltò senza cercare di interromperla, mentre Elizabeth continuava: «Ho mille motivi per pensare male di voi. Voi non potete, non oserete negare di essere stato il principale, se non l'unico, responsabile della separazione di quei due, separazione che ha esposto l'uno alle censure del mondo per il suo comportamento capriccioso e instabile, l'altra alla generale derisione a causa delle sue speranze deluse, precipitandoli entrambi nella più profonda infelicità». A questo punto si interruppe, avendo così modo di notare che gliela ascoltava con un'aria che lo rivelava del tutto estraneo ad ogni sentimento di rimorso, anzi la guardava con un sorriso di ostentata incredulità. «Non ho intenzione di negare che ho fatto il possibile per separare il mio amico da vostra sorella e che sono ben felice del mio successo. Verso di lui sono stato più generoso che verso me stesso». Elizabeth non si degnò di raccogliere quella galanteria, ma non gliene sfuggì il significato, che non era tale da renderla più conciliante. «Ma non è solo su questo», proseguì, «che si fonda la mia antipatia. Molto prima che accadesse tutto ciò, mi ero fatta una certa idea di voi. Il vostro carattere mi è noto da una descrizione che me ne ha fatto Mr. Wickham parecchi mesi fa. Che cosa avete da dire a tale proposito?» «Prendete vivo interesse negli affari di quel signore», osservò Darcy in tono meno tranquillo e con un colorito più acceso. «E chi non si interesserebbe a lui, sapendo quali sono state le sue disgrazie?» «Le sue disgrazie», ripeté Darcy in tono sprezzante. «Grazie a voi», esclamò Elizabeth con forza, «siete stato voi a ridurlo nel suo attuale stato di relativa povertà, a privarlo degli anni migliori della sua vita, di quell'indipendenza che gli era dovuta, non meno che meritata. Eppure potete nominare le sue disgrazie con aria di scherno e di disprezzo». «È questa dunque», esclamò Darcy misurando la stanza a grandi passi, «la vostra opinione di me, questa la stima in cui mi tenete. Vi ringrazio di esservi spiegata così chiaramente. Le mie colpe sono gravi davvero, stando ai vostri calcoli, ma forse queste aspre accuse sarebbero cadute se avessi avuto l'accortezza di tenere nascosti i miei tormenti e vi avessi lusingata facendovi credere di essere stato spinto da una pura e semplice attrazione, senza riserve, dall'anima, dalla mente, da tutto. Ma la simulazione mi fa orrore, qualunque essa sia, né ho motivo di vergognarmi dei sentimenti che vi ho dichiarato. Erano naturali e giusti. Potevate forse aspettarvi che mi rallegrassi all'idea di acquistare dei parenti la cui posizione sociale è tanto al di sotto della mia». Elizabeth sentiva salire la collera di momento in momento, ma fece ogni sforzo per mantenersi calma quando gli rispose: «Vi sbagliate, Mr. Darcy, se credete che lo stile
della vostra dichiarazione mi abbia in qualche modo influenzata, altro che col risparmiarmi la pena che avrei provato nel respingervi, qualora vi foste comportato in modo più degno di un gentiluomo. Basta così, signorina. Comprendo perfettamente i vostri sentimenti e non mi rimane che vergognarmi di averne provato altri. Perdonatemi per avervi rubato tanto tempo ed accettate i miei migliori auguri di buona salute e felicità. Con queste parole si affrettò a lasciare la stanza e un attimo dopo Elizabeth lo udì aprire la porta d'ingresso ed uscire. Capitolo 35. Il mattino dopo Elizabeth si destò in preda agli stessi pensieri coi quali era riuscita finalmente a prendere sonno. Non era ancora in grado però di riaversi dalla sorpresa. Non sapeva pensare ad altro che a quello che era successo e, sentendosi incapace di dedicarsi a una qualunque occupazione, decise, subito dopo colazione, di concedersi un po' d'aria e di moto. Stava già incamminandosi verso il suo luogo preferito quando scorse qualcuno nel boschetto ai limiti del parco. Si stava avvicinando ed Elizabeth, nel timore che si trattasse di Mr. Darcy, si tirò subito indietro, ma quello era ormai abbastanza vicino da vederla e, facendosi premurosamente innanzi, pronunciò il suo nome e, porgendole una lettera che lei istintivamente prese, le disse con fare sdegnoso: «Da un po' di tempo passeggio nel boschetto, nella speranza di incontrarvi. Mi farete l'onore di leggere quella lettera?» Poi, con un lieve inchino, si allontanò nel folto e disparve. Senza aspettarsi nulla di buono, ma con la più viva curiosità, Elizabeth aprì la lettera e, con crescente meraviglia, vide una busta che conteneva due fogli, fittamente ricoperti da una minutissima calligrafia. Anche la busta era tutta scritta. Proseguendo per il sentiero, incominciò a leggerla. «Non abbiate timore, signorina, ricevendo questa lettera, che essa contenga una ripetizione di quei sentimenti o un rinnovo di quelle proposte che tanto vi sono dispiaciute. Due accuse, di natura assai diversa e di non certo pari gravità, mi avete mosso ieri sera. La prima era che, incurante dei sentimenti di entrambi, avrei separato Mr. Bingley da vostra sorella, e l'altra che, in spregio di ogni buon diritto e a dispetto del senso dell'onore e dell'umanità, avrei distrutto l'imminente prosperità e rovinato l'avvenire di Mr. Wickham. Dalla severità di queste accuse, che mi sono state così generosamente rivolte senza tralasciare alcuna circostanza, spero di essere assolto in futuro, quando avrete letto la spiegazione delle mie azioni e dei loro moventi. Non ero da molto tempo nello Hertfordshire quando mi accorsi, insieme ad altre persone, che Bingley preferiva vostra sorella maggiore ad ogni altra ragazza del luogo, ma soltanto la sera del ballo a Netherfield cominciai a temere che egli nutrisse seri sentimenti. Già altre volte lo avevo visto innamorato. Osservai anche vostra sorella. Il suo contegno era franco, vivace e incantevole, come sempre, ma nulla stava ad indicare un attaccamento particolare, e dall'esame di quella sera trassi la convinzione che, pur gradendo le attenzioni di lui, ella non le sollecitava con una partecipazione sentimentale. Vi era nei modi e nell'aspetto di vostra sorella una tale serenità da convincere il più acuto osservatore che, per amabile che fosse il suo carattere, il suo cuore non era tale da essere facilmente toccato. L'inferiorità di nascita non sarebbe un così gran male per il mio amico come per me. Erano altri i motivi del rifiuto. La condizione della famiglia di vostra madre, per quanto discutibile, non era nulla in confronto a quella totale mancanza di contegno, così frequentemente e direi quasi costantemente dimostrata da lei, dalle vostre tre sorelle minori e a volte perfino da vostro padre. Mi misi subito d'impegno ad illustrare al mio amico i sicuri svantaggi di una simile scelta. Glieli feci presenti energicamente,
ma per quanto tali obiezioni abbiano potuto indebolire o rimandare la sua decisione, non credo che sarebbero state determinanti al fine di impedire il suo matrimonio se non vi si fosse aggiunta l'assicurazione che io non esitai a dargli dell'indifferenza di vostra sorella. Fatto questo, dissuaderlo dal tornare nello Herefordshire fu questione di un attimo. È andata così, e l'ho fatto a fin di bene su questo argomento. Non ho più nulla da aggiungere, né altre scuse da fare. Se ho ferito i sentimenti di vostra sorella, non l'ho fatto apposta, e per quanto le mie ragioni vi possano molto probabilmente sembrare insufficienti, non ho finora motivo di sconfessarle. Quanto all'altra e più grave accusa, continuava la lettera di Mr. Darcy, di avere fatto del male a Mr. Wickham, non posso confutarla se non rivelandovi tutto ciò che riguarda i suoi rapporti con la mia famiglia. Mr. Wickham è il figlio di un uomo rispettabilissimo che per molti anni tenne l'amministrazione di tutte le proprietà di Pemberley e la cui efficienza nello svolgimento di questo incarico indusse mio padre a offrirgli spontaneamente il suo aiuto. Fu così che George Wickham, suo figlioccio, poté godere largamente dei suoi favori. Mio padre lo mantenne agli studi fino a Cambridge. Il mio egregio padre morì circa 5 anni fa, ed il suo attaccamento per Mr. Wickham fu fino all'ultimo così forte che nel suo testamento mi raccomandò in modo particolare di fare tutto il possibile per favorire i suoi avanzamenti di carriera, e qualora avesse preso gli ordini, volle che gli venisse assegnata una ricca rendita, non appena se ne fosse resa vacante una. Vi era inoltre un lascito di 1000 sterline. Suo padre non sopravvisse a lungo al mio, e entro 6 mesi da questi avvenimenti, Mr. Wickham mi scrisse per informarmi che, avendo definitivamente rinunciato a prendere gli ordini sacri, si augurava che io non avessi nulla in contrario ad accordargli un più immediato vantaggio in denaro in luogo di quell'avanzamento di carriera di cui non poteva beneficiare. Aveva intenzione, aggiungeva, di studiare diritto. Volli sperare, più che credere, nella sua sincerità, e in 448 la faccenda fu sistemata. Per circa 3 anni sentii poco parlare di lui, ma alla morte di colui che deteneva il beneficio in precedenza assegnatogli, ricorse di nuovo a me perché lo appoggiassi. La sua situazione, mi assicurava, né io feci fatica a crederlo, era disastrosa. Aveva trovato quanto mai infruttuoso lo studio del diritto ed era ora fermamente deciso a prendere gli ordini. Qualora io lo avessi raccomandato per il beneficio in questione, non potete rimproverarmi per essermi rifiutato di acconsentire a questa richiesta, respingendo ogni insistenza da parte sua. Il suo risentimento fu in proporzione delle sue ristrettezze, e non v'è dubbio che egli sia stato altrettanto violento nello sparlare di me che nel rimproverarmi direttamente. Da quel momento troncammo ogni rapporto, anche formale. Come sia vissuto non lo so, ma l'estate scorsa, per mia disgrazia, ebbi ancora ad occuparmi di lui. Mi vedo ora costretto ad accennare ad una circostanza che preferirei dimenticare e che soltanto una necessità come questa può indurmi a rivelare ad anima viva. Dopo una siffatta dichiarazione, conto sul vostro riserbo. Mia sorella, che ha più di 10 anni meno di me, è stata posta sotto la protezione del nipote di mia madre, colonnello Fitzwilliam, e mia. Circa un anno fa fu fatta uscire di collegio e sistemata a Londra, e l'estate scorsa si recò con la governante Mrs. Young a Ramsgate, dove si recò pure, indubbiamente di proposito, Mr. Wickham. Si scoprì infatti che vi era una vecchia conoscenza tra lui e Mrs. Young, sulla cui rettitudine ci eravamo purtroppo ingannati, e con la cui connivenza e collaborazione egli tanto fece da convincere Georgiana, il cui animo sensibile serbava un vivo ricordo delle gentilezze di cui egli la colmava da bambina, a credersi innamorata di lui e ad acconsentire
alla fuga. Ella non aveva allora che 15 anni, il che deve valere a sua discolpa, ma dopo aver riferito la sua imprudenza sono lieto di aggiungere che fu lei stessa a mettermene al corrente. Giunsi inaspettatamente sul posto un giorno o due prima della progettata fuga, e allora Georgiana, non potendo sopportare l'idea di offendere e addolorare un fratello che considerava quasi alla stregua di un padre, mi raccontò tutto. Vi lascio immaginare i miei sentimenti e le mie reazioni. Questa, signorina, è una fedele relazione di tutte quelle circostanze che ci riguardano in comune, e se non la respingerete, ritenendola senz'altro falsa, voglio sperare che mi assolverete dall'accusa di crudeltà verso Mr. Wickham. Vi chiederete forse perché non vi abbia detto tutto questo ieri sera. Non ero abbastanza padrone di me stesso da sapere ciò che si poteva o si doveva rivelare. Quanto alla verità di ogni singolo particolare, faccio appello ora alla testimonianza del colonnello Fitzwilliam, che in virtù della nostra stretta parentela ed assidua amicizia è venuto inevitabilmente a conoscenza di queste faccende in ogni minimo particolare. Se la vostra avversione per me toglierà valore alle mie affermazioni, non vi impedirà però di fidarvi di mio cugino. Solo questo voglio aggiungere. Che Dio vi benedica, Mr. Darcy. Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Riduzione di Paola Roli. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it